Ferdinando De Maria, sapevamo che iniziava in maniera potenzialmente complicata questo campionato della Stepa 90, non ci aspettavamo in queste proporzioni, con questo punteggio pesante e con l'ultimo quarto e mezzo con tante difficoltà. Sì, abbiamo retto botta a due quarti contro una squadra che era partita due settimane prima di noi nella preparazione, quindi è anche giusto che a noi sia finita la benzina prima, eravamo ancora un po' pesanti, questa settimana abbiamo fatto fatica ad allenarci perché comunque vuoi impegni degli under, vuoi impegni i vari infortuni che abbiamo avuto durante la settimana, alla fine ci siamo potuti allenare veramente poco, però la cosa positiva che prendo da questa sconfitta è sicuramente l'aver tenuto botte per i primi due quarti, poi terzo e quarto, dopo che siamo andati a zona, Viterbo non ha più sbagliato un canestro, invece a noi ci si è tappato completamente il ferro, quindi infatti nell'ultimo quarto abbiamo fatto solo 5 punti. 6 punti, sì. 8 minuti senza fare canestro. Esattamente, quindi me lo dici tu, quindi figurati, alla fine c'era proprio un vetro sopra il ferro, perché poi comunque siamo riusciti anche a farlo, qualche tiro libero con i piedi per terra, però purtroppo non siamo riusciti a metterlo. Fisicamente c'è da lavorare in attesa che poi la squadra torni al completo. Ma sicuramente la prossima settimana che ci vede, la prossima partita che ci vede in trasferta a Valmontone, sicuramente sarà una partita tosta anche lì. E spero di riuscire a recuperare quanti più giocatori possibile per poi dopo poter preparare meglio questa partita e lavorare, cioè, e andare comunque a Viterbo provando a prenderci i primi due punti del campionato.